Anche Fano, così come altre città della regione Marche, avrà una scuola di lingua albanese per bambini. Impegnata per la sua realizzazione, l'associazione con sede nel territorio fanese Ilirianet ODV, da sempre promotrice dell'integrazione sociale tra bambini, giovani e famiglie. Sabato scorso l'inaugurazione è avvenuta presso il Cubo di San Lazzaro, alla presenza del sindaco Seri, degli assessori comunali e dei diplomatici dell'ambasciata macedone, del Kosovo e del consolato albanese in Italia. Rimarrà praticamente nella storia, perché è la prima scuola di lingua albanese per i bambini che sono nati dai genitori albanesi e anche così loro hanno la possibilità di imparare la lingua albanese e anche per imparare anche la nostra cultura, le nostre tradizioni. Le lezioni riprendono il sabato prossimo. Le età sono dalle 6 fino a 13-14 e non nego che ci sono arrivate anche le richieste dei adulti, che magari sono due fidanzati, magari uno italiano, l'altro albanese, che lei e lui, in entrambi, vogliono che frequenta la scuola albanese. 42 alunni, 5 maestre per consolidare le tradizioni con la propria terra e mantenere il legame forte tra l'Italia e l'Albania, che affonda le proprie radici nel mare, nella vicinanza geografica e nella fede comune. In tutta l'Italia sono quasi 90 scuole, da Lecce fino ad Asti, Piemonte. Mentre qui nelle Marche la prima scuola è stata aperta a Fermo, Porto Sant'Elpidio, Macerata, Tolentino e adesso a Fano. Quindi un grande orgoglio oggi. Sì, è un grande orgoglio perché la nostra storia qui nelle Marche non inizia oggi, ma da tanti secoli. La lingua delle origini è importante perché un bambino che nasce e non conosce la propria origine o la propria lingua delle origini assomiglia a un albero che non ha radici. Se non conosce il passato non imparerà mai il futuro. Un evento storico è un sinonimo di evoluzione culturale, segno di una società sempre più multietnica. Questo significa integrarsi in una comunità, significa essere accoglienti, perché emigrare non significa staccare un ponte con il proprio paese d'origine, significa invece mantenere un ponte, mantenere i legami, mantenere i rapporti culturali, e una comunità, una città che sa integrarsi significa che diventa più ricca. Quando ci si scambia anche elementi culturali, c'è dialogo, una comunità diventa anche più forte e più unita. Quindi una comunità ricca, come vediamo dalla festa di oggi, anche molto coesa. E la festa di oggi è in occasione di un percorso che iniziano adesso, quindi il comune viene a fianco della comunità albanese dando gli spazi qui alla sala Cubo, che è una sala aperta alla comunità e anche alla comunità albanese.